Ciao a tutti, buonasera e buon mercoledì. Siamo a metà settimana e abbiamo deciso di fare una diretta per allietarvi, come sempre, l'orario dell'aperitivo. Allora, come Io voglio state? l'aperitivo. Ecco, avete già capito che stasera c'è Leandro, che non sono riuscita a liberarmi di lui, Cioè, però. stasera c'è Leandro, perché gli altri giorni chi c'è? Scusami, No, ci sei fai sempre dietro tu, qualcun nel altro? No, senso, dillo. magari. No, per carità, ci sei Ecco, sempre tu dietro la no, camera, per dire. però. E quindi niente, vi saluto anche Leandro che avete già Sì, sentito. saluto anche subito Alessandra Saluti. Ciao, e Laura. ciao, ciao, ciao. Io come solito saluto tutti perché non me le ricordo. L'ha detto è Leandro che legge, io invece non vedo i vostri commenti, i vostri saluti, quindi mi rifò a lui, sono nelle sue mani. Allora, Ciao, come dicevo, ciao Sandra, ciao. io saluto. Sì, ma tanto te puoi intervenire quando vuoi, io sono qui che faccio solo da facciata, però la tua voce si sente forte e chiara. Allora, diciamo che abbiamo voluto fare questa diretta per presentarvi alcuni prodottini nuovi, sempre delle nostre linee, dei legnetti di Prisma, e abbiamo deciso di fare un tema, perché di sviluppare un tema che mancava un pochino nella nostra linea o comunque c'era molto in minoranza. Però abbiamo visto che ultimamente tantissime di voi ce l'hanno chiesto e comunque abbiamo visto tanti lavori dedicati ovviamente a oh, svegliamo Ma Leandro svela, svela. Intanto io Ciortò. saluto, mentre lei svela, io saluto Sì. anche Maria Antonietta che è arrivata. Ciao Maria Ciao. Antonietta. Io saluto con la mano, non so se Sì, vabbè, saluta con sembro la che maniera saluto tu. dal finestrino dell'auto, però va bene. Quindi posso andare? Vai, vai. Vai, dovevi farmi il rullo di tamburi, ma Non invece c'ho, guarda, niente, stasera niente effetti non c'ho sonori. forza Va stasera, bene, allora abbiamo guarda. deciso. Aspetta. Ecco, ce l'abbiamo avuto anche l'effetto sonoro. Abbiamo deciso di sviluppare un po' di prodotti dedicati al baby, perché abbiamo visto che, Ci a sono tanti parte, bambini. sì, ci sono tanti bambini, però tanti di voi comunque anche i mini album lo fanno solo per di viaggi, di esperienze, ma anche tanti dedicati ai bambini alle nascite. Quindi abbiamo deciso di ampliare quei pochi prodotti che avevamo già, chi è i nostri affezionatissimi lo sanno, abbiamo dei piccoli soggetti che sono forse uno dei primissimi nostri prodotti e poi ultimamente avevamo fatto della linea degli Charmes, i ciondolini quelli colorati, chiamiamoli così, quella è proprio della linea baby. E quindi niente, io direi di andare a presentare subito un pochino i legnetti e i prisma nuovi dedicati a questo tema, Però già hai detto che sono sperando. legnetti e prisma, tu non lo vedi. Così la gente non sapeva se erano legnetti o prisma, invece già Ma sanno tanto che lo ti piacciono sa con che legnetti noi e li prisma. abituiamo bene e che Eh facciamo sì. sia l'uno che l'altro e quindi per tutti i gusti, perché abbiamo capito che, ripeto, l'ho detto anche altre volte, c'è chi è affezionata al legnetto perché è più versatile, ma tanti di voi ci iniziano a utilizzare il prisma soprattutto per le copertine e per renderli, diciamo, magari un pochino più importanti e importanti, punto. Volevo Fermati, aggiungere altre vai. cose, ma meglio di no. Volevi aggiungere No, te? io non devo dire nulla. Ok, allora io direi che prendo dalla mia Vai. stessa solita ciotolina che ho al lato i miei cartoncini e Leandro intanto inizia A fare che? Che devo fare? Prendi la ciotolina, vai. Non ti preoccupare, vabbè, cartoncini, vero cartoncini, le solite e bianco cose. immancabile Madonna, e sei un macello, guarda. poi no, stasera sono un po' sfasata, ma tanto Parecchio è sfasata nella sei. norma. No, dicevo, Parecchio. inizi a. A far vedere un altro pezzo che non c'entra niente, ecco così, non c'avevo niente da fare, ho preso due pezzi a Ecco, caso e ho detto vi fa vedere due pezzi a caso, via. perfetto. Allora, Ecco. Poi se volete vedere anche un cartellino, c'ho anche un no, non cartellino. vogliono No, vedere vabbè. altro, vogliono vedere i prodotti, credo, Ok. spero. E quindi niente, dicevo, inizia a inquadrare il tavolo Vai così io nascondo tranquilla. la mia mano che pesca nella cesta delle novità. Ma perché la devi nascondere? Ma perché è una cestina, un po' così. Allora, io partirei subito da due prisma in italiano che possano benissimo dare il titolo a dei mini album o anche delle cornici che sono Benvenuta Principessa e Benvenuto Principino, sviluppati sempre con i colori quelli satinati, il rosa e l'acqua marina. Vai. Ok?
Guarda, no, riesco anche a non avere riflessi? No, ce l'hai i riflessi, non ti Cioè, preoccupare. niente. Ciao Angela, benvenuta. Ciao. I riflessi ce l'hai sempre, più Perfetto, forte di allora te. niente. Allora Però via, visto che ti bisogna. piace aprire le No, confezioni. pensavo stasera No, di invece riuscirci e invece no. Quindi niente, io no. No, tanto anche no, teniamo come un po' sorpresa. compagnia a nostri amici che stanno al di là. E Ciao Beatrice, benvenuta anche a te. quindi abbiamo queste due che sono, ecco, benvenuto principessa e benvenuto principino. Ora io vorrei farvi notare una cosa che è importante. Claudia questa sera ha spostato il tavolo. No? Sì, si è spostata con il tavolo, è più interna, tant'è vero che quando io avvicino la telecamera si vede l'ombra della telecamera che di solito non si vede. Io vi voglio far notare questa cosa perché Allora, poi ci a me spostiamo in diretta? Ci queste cose spostiamo mi in danno diretta? Ok, fastidio. No, no, vai, vai, tranquilla. Quindi va bene, andiamo. se vedete l'ombra della telecamera la colpa non è mia, ma è di Claudia. Ecco, come al solito. Oh, la Come al verità. solito. Vabbè, allora andiamo. Tanto poi alla fine facciamo la carrellata veloce per chi arriva tardi, come al solito. Allora, sempre in questi due colori abbiamo sviluppato altri due. Spacchetto subito altri due sempre soggetti che sono sempre scritte che sono il baby boy e il baby girl. Non lo sapevo, scusa. Ciao Yuri. Qui mi Ciao. dicono che c'è gente che è in anonimato, non lo devo dire. Se me lo dite prima che siete in anonimato, io le cose non le dico, non mi dovete avvisare. Oddio, quanto è brutta quell'ombra della Allora, telecamera. facciamo una cosa in È diretta. Dobbiamo andare bruttissima. più in là? Dai, vieni più qua. Quell'ombra della telecamera è bruttissima. Forza. Perché Ecco, devi spostare le cose, dico io. perché Oh. diciamo che durante il giorno Diciamo che va, forse va un po' faccio peggio delle adesso, vai. cose e quindi il tavolo Va un viene pochino meglio, anche se spostato. non mi piace ancora. Allora, ecco il Se ne baby do girl, colore. lo so, e stasera è così. Com'è Vabbè, tutta sfonda stasera? Vabbè. a parte i dettagli tecnici, i prodotti si vedono bene, spero, quindi Non via. si vedono con l'ombra. Ha detto Sono con l'ombra, sono al sole, ci prepariamo Yuri che all'estate. ho ragione io. E Lo si vede so, l'ombra e mi dà fastidio. Ecco. vabbè, cercheremo di, non lo so, vabbè, io vado, Vai. sono problemi tecnici che non mi interessano, via. Ok, Te interessa, sono investiti, eh. dopo questi due colori abbiamo fatto anche qualche cosina di neutro, perché magari lo dovete abbinare anche a dei colori che non sono proprio il rosa, l'azzurro delle carte, e quindi abbiamo fatto la scritta "È nata una stella" in italiano. E Little Baby in inglese. Ecco qua, ve lo metto sul cartellino. Ma Ok. guarda, allora Maria Antonietta dice: Leandro, Scusami. sei un brontolone, ma non è vero. Ah, Son pignolo. Guarda, su tante cose lascio correre, ma su queste cose delle riprese sono un lo pignolo. E so, Yuri io Ricci sono. mi dice: Leandro, respira. Io Ecco, l'appiccicherei infatti. al muro invece, pensa un po', Yuri. No, no, non dire Sì, queste è cose vero, l'appiccicherei al muro cattive. su queste Ok, dai, che poi veramente cose. ci dicono che siamo come Sandra e Ma è Raimondo. la verità. Allora, queste sono le due scrittine in bianco, sempre il satinato. No, tu stai fermo. No, tu stai ferma. So Ok? io che devo muovere la telecamera. Tu al massimo lo inclini, ma io guardo di qua perché lo vedo prima di Ok, va te. Quindi, bene. se no tu mi fai casini, sta buona. Che devo fare? Vai, Stasera parla. Io va bene. Allora, queste sono le due inquadro. scrittine. Cerca di stare tranquillina, su. Va bene, dai. Allora, queste sono le due scrittine della serie Prisma. Grazie Sandra, dice che belle. Oh, Grazie grazie. E Sandra. sempre, diciamo, in bianco abbiamo pensato anche che non c'è solo la nascita che viene fatta, Niente, ormai ma c'è si questa fa sì. cosa di Sandra e Raimondo e ho detto Maria Antonietta dice Sandra e Raimondo, dice lo stile, oh, lo siete come Sandra e il Vianello, c'è niente da C'è fare, niente siamo da così. fare. A E poi me va ovviamente. bene. Certo, e poi ovviamente non solo si festeggia, diciamo, la nascita, ma si è solito festeggiare più degli altri anche il primo anno. Quindi abbiamo fatto la scritta, sempre in bianco satinato, il mio primo anno. Quindi per il primo compleanno, che è una cosa molto importante per i bambini, questa scrittina può essere utilizzata per i vostri mini album, per le vostre cornici, per tutto quello che, insomma, lo sapete, siete molto creativi, quindi sicuramente troverete la giusta declinazione per utilizzarle. Allora, vado. Vai. Ecco. Dopo un po' di prisma non potevano mancare i legnetti veloci, perché ora ve li spacchetto ovviamente, e abbiamo fatto due serie di scritte, sempre in italiano e in inglese. Perché poi se facciamo solo una lingua, le
Disse no, mi piace più l'italiano, poi quell'altro mi piace più l'inglese, quindi lo sapete che noi lavoriamo per accontentare tutti quanti e tutte quante voi. Quindi andiamo a spacchettare, partiamo dall'italiano e abbiamo pensato di fare queste serie di scrittine Sì, è così. vero Alessandro, intanto intervengo, è Sì. vero Alessandro che dice sempre utili per gli unborn baby queste E scritte, è vero, infatti sono infatti, sempre utili per gli perché abbiamo visto unborn che comunque ne fate tantissimi e abbiamo pensato di darvi qualche elemento in più per poter creare delle cose originali e per baby. Ok, la personalizzarle. prossima volta le luci le metto io però, Sì, eh. allora. No, Si può vedere sta cosa. Vai, ma non ti girare. mi metti l'ansia con No, queste cose. ce la devi Vabbè, avere allora. l'ansia. Le scrittine che abbiamo fatto sono Ciao Mondo, quindi proprio il bambino che arriva alla luce. Questa è molto carina, mi piace molto. 50% mamma e 50% papà. Che fa, che dico che noi l'abbiamo già utilizzata, una cosa del genere. Sì. Primi sorrisi. È nata una stella, che è leggermente diversa da quella in Prisma, e la famiglia cresce. Ah, e anticipando leggermente la cosa, l'abbiamo utilizzata perché mi è nata una nipote, non Sì, è perché, diventato zio Leandro e ecco, quindi. non sto diventando papà. Ecco, No, no, no. E quindi no, niente, specifico perché queste. magari uno capisce male, sai. E quindi niente, queste sono le scrittine in italiano. Poi invece, per quanto riguarda quelle in inglese, ve le lascio in sovraimpressione come si dice? Non mi viene la parola, ma è lo stesso, tanto ci siete abituati che inizio il discorso e poi lo tronco a metà. Soprattutto non sappiamo perché in sovraimpressione. Non lo so, infatti non si dice così, ma In caso lasciamo di dire le correre. lascio inquadrate quelle altre, se non va bene, non ti Va preoccupare. bene. Ho visto. Per l'inglese invece abbiamo fatto i Welcome Baby, sempre mixando, diciamo, un fonte lineare, poi con la scritta che io mi diverto a fare rigorosamente a mano. Quindi Welcome Baby, Eat, Sleep, Repeat, che è proprio il mantra dei bambini. Hello Baby. So Sweet e Little One, quindi queste si prestano un po' comunque sia al maschio che alla femmina, come anche le Z in italiano, così non avete, lo potete utilizzare sia per fare degli album bambina che bambino, non avete scusate, sento dei colpi Vai e tranquilla. non avete, diciamo, come si dice, il fatto di dover acquistare un maschio e una femmina, ma con queste qui potete acquistarle e utilizzarle per entrambi i sessi e poi ovviamente le potete utilizzare neutre oppure colorarle come più vi aggrada. Allora, queste sono le due scrittine. In più abbiamo fatto stasera vado un po' di corsa, mi rendo conto, abbiate pazienza. Abbiamo Io ho fatto fame. anche i due set di paroline. Era tanto Perché che le non uscivo. paroline non possono Sono mancare. must have. Era tanto che non usciva una nuova serie di paroline. E con queste, sicuramente per gli album troverete tanti, tanti spunti di utilizzo. E anche questo, ovviamente, sempre in versione italiana e inglese. E qua, come sempre, ci sono delle frasi che diciamo noi abbiamo già impostato, però il bello delle paroline è che comunque potete sempre mixarle, inventare nuove espressioni, quindi è arrivata la cicogna, oppure potete fare è arrivata una femminuccia, benvenuta, benvenuta, è arrivato un ciclone in famiglia, e poi c'è tutta una serie di scritte tipo nella prima foto, primi sorrisi, il primo dentino, il primo bagnetto, quindi Non hai fatto anche la prima cacchina? no, quella manca. Ci serve anche la prima cacchina. Non c'è, Vedi? quella non c'è, e insomma, Maria Antonietta dice che non è ama un le dolce. paroline. Diciamo che uno preferisce non ricordarlo e non fermarlo in questo momento perché, Ma però. non è vero. Ciao Elisabetta, benvenuta. La prima cacchina invece secondo me ci sarebbe Ok. stata bene. E poi invece sempre in inglese abbiamo Welcome to the World, Baby Boy, Baby Girl, Newborn, I Love You perché comunque ci sta sempre bene, anche qui la serie del primo First Day Home e quindi anche queste come già sapete potete mixarle e inventare le vostre diciture e le vostre frasi. E queste insomma sono delle cosine molto versatili, già lo sapete, già le conoscete e sappiamo che anche vi piacciono moltissimo. Lo sappiamo. Vai, Vai, vai. allora, Tu non ti preoccupare, tanto sì, ok, se è il momento che io ti poi interrompo, per la tranquilla che ti serie, interrompo. ok,
Poi per la serie sempre dei legnetti abbiamo fatto delle decorazioni, perché comunque dei soggetti ma mancavano, e abbiamo fatto questo set di tre, eccoli qua, di tre panni stesi. Ecco Stendi panni, qua, un po' più grandi e un po' più piccoli, con parapara. tutti gli elementi baby, quindi dai bavaglini alla maglietta, al piccolo body, alle calzine, anche insomma le prime mutandine. Quindi queste sono molto versatili, anche Le sia per le prime copertine. mutandine, però hai fatto le prime mutandine, ma la prima cacchina non me l'hai Ecco, fatta. infatti quando l'ha fatta la prima cacchina si lavano le mutandine e insomma ci avrà il pannolone e comunque si stende poi il tutto, quindi in un certo senso abbiamo raggirato il problema. Quindi questa è la serie dei tre legnetti che in una confezione ci sono tutte e tre, quindi anche queste vi potete sbizzarrire a utilizzarle sia così sia anche molto a colorarle anche con i Copic, con le tinte, con quello che volete, imbossarle anche proprio nei colori per dargli la personalizzazione maschietto o femminuccia. Vai, Vado, poi proseguo. prosegui con i tuoi scalicchiamenti Senti e qua, vi faccio aperture. sentire il sonoro. Allora, serie di elementi che sono rimasti bloccati perché li ho shakerati troppo. Serie di elementi baby che sempre anche questi per decorare, che ora vi vado a mostrare nel dettaglio. Sono ovviamente dei soggetti che si prestano sia per maschietto che femminuccia. Una maxi bustona, che a differenza di quelli che avevamo già, che erano molto piccolini, questi sono più grandi. Questa è la dimensione, ecco, ve lo faccio vedere anche in mano. Abbiamo questa simpatica vaschetta con la paperella che io adoro, non dovrei rimanere imparziale, ma sapete che anch'io ho le mie Mi fa sapere preferenze. Maria Antonietta che colorate con i Copic vengono benissimo. Ecco, perfetto, quindi Maria Antonietta ci farà un esempio che poi vi faremo vedere sicuramente. Allora, queste sono la vaschetta con la paperella, come dicevo, che a me piace moltissimo perché io adoro le paperelle. In più abbiamo anche la paperella. Vi faccio vedere questi due sulla mano così vi rendete conto delle dimensioni. E poi abbiamo altri soggetti che sono il bavaglino, il vestitino che c'è sia con il cuore sia con la stellina, un po' più grande e un po' più piccolo, il cavalluccio a dondolo, il sonaglino, il ciuccio, il biberon e l'elefantino portafortuna. Quindi questo è un bel set di decorazioni che anche questo, come diceva anche Maria Antonietta, si possono colorare con i Copic e poi ci mostrerà sicuramente un video sul nostro blog di come fare. Quindi segnatevelo perché presto ve lo mostreremo. Sì, anonima, visto che hai detto che vuoi rimanere anonima, sì, anonima, parlavo proprio della mousse al cioccolato, io sì, Ecco, prima parlavo non proprio di sapevo che adesso quella. abbiamo anche delle chi ci segue che vuole rimanere anche Vuole rimanere anonimo. anonimo, quindi io non dico nulla, però sì, abbiamo anche la mousse al Top cioccolato. secret, perfetto. No, cioè, io parlavo della mousse al cioccolato, ma in realtà non ce l'abbiamo, non l'ha voluto fare sulle paroline, quindi Niente, va niente, bene. vabbè. Ok, E allora. comunque sono carini questi qua, Bene, questi. quindi sicuramente non vediamo l'ora di vedere poi le vostre creazioni con questi set. E poi per tornare, diciamo, i legnetti sono finiti e poi per tornare un po' a dare un po' di colore, un po' stasera non ho l'uso della varola. Un saluto alla testina Ovo. Ecco. È arrivata anche testina Ovo. Ciao testina Ovo. Oltre ai vari soggetti, possiamo Perché stasera, ridi? Ti non lo so, stasera sono è così. presa a ridere Sì. stasera? Perché c'è testina Ovo? Sì. No. Ma mi fa ridere. Che ne so, c'è Vabbè. testina Ovo ti viene da ridere? Io non. Ok, e poi aspetta che ho fatto un po' di confusione e poi per tornare a dare un pochino di colore, ora mi è presa, non passerò mai più. Ok, quindi adesso passeremo tutta la diretta con Claudia che ride, quindi sarà No, una no. presentazione un po' preoccupante, ma mettetevi in testa che è così. Io Ok. è presa a ridere, la terremo a ridere tutto il tempo, purtroppo, siamo Ecco a abituati. voi i batto. Sì, ma metti. Mamma, ecco qua comincia. No, Ecco a voi i scusate. button e non ci riesce. Intanto Testina Ovo ha detto, eccomi! Se vedete che tremano un po' è perché veramente ho la ridarella, mi ha prese, quindi Niente proprio. niente, in spacchetto, che forse con lo spacchettamento levo il riflesso e quindi si vedono meglio, a me mi passa il tremore da ridarella. Allora. Sì, certo, ecco, brava, fa così. Proprio, capito come?
Allora, ecco qua. Allora, qui ci sono questi che sono, qui ovviamente abbiamo fatto le due serie, sia femminuccia che maschietto, e sono le serie è un bimbo, è una bimba, con qualche frasetta in italiano e gli motivi che comunque avete visto anche nei soggetti, quindi diciamo la linea, i vari soggetti si riprendono anche nella linea dei buttons. E per questo abbiamo fatto, è arrivato un bimbo e una bimba, i vari elementi, diciamo, dei vestiti, per la paperella per il maschietto, la stessa scritta 50% mamma e 50% papà, però diversa graficamente. È arrivata la cicogna e poi il piccolo biberon e ho un soggetto un po' neutro che sono la stella per il maschietto e il cuoricino per la femmina. Poi, Beh. per chi ovviamente ama l'inglese, l'abbiamo fatti anche sviluppati anche in inglese perché ci avete rimproverato. E quindi noi abbiamo preso il vostro feedback e ci siamo dati da fare a fare anche delle versioni dei buttons E in. mentre lei parla, io ovviamente vi faccio vedere un pochino più Sì, vicino, perché i infatti. buttons vanno mostrati anche più vicini, perché Meno male ho il regista, perché se no. Ecco fatto. vai. E poi andiamo con. Togliamo questi e faccio vedere la versione inglese, Baby Girl e Baby Boy. Dove anche qui abbiamo diversi soggetti, it's a girl, it's a boy, per iniziare, e poi abbiamo il bavaglietto, il vestitino, l'elefantino, il cavallino tondo, che sono quegli stessi soggetti un pochino rivisitati che trovate anche nelle legnette, quindi potete fare anche il coordinato, utilizzare le legnette e i buttons, poi la scritta baby in due colori, e poi due scrittine, sweet, so sweet per la femminuccia e welcome little one per il maschietto. Quindi queste sono le due linee. Qui oramai qui c'è Testinovo che dice escile, ma che escile? Sta buona, qui si possono uscire così, Ecco, ma guarda te. non riusciremo mai a fare una diretta seria. Ci Ma chi se ne proviamo, frega delle dirette serie? A ci me queste cose così proviamo, serie ma non mi non. sono mai piaciute. Ma infatti Sono no. noiose. Preferisco le cose scherzose, così più spontanee, sennò che divertimento c'è? Cioè, Ecco qua. io non capisco sta cosa di dover fare le cose seriose. Ci riesco manco al lavoro normalmente ad essere serio io. Figura se ci riesco in diretta. Vai! Fatto. Allora, io avrei finito nella cestina, non c'è più niente, è rimasta vuota perché Mi vi sono abbiamo venuta fatto vedere. fantasia di carta. Ciao, fantasia di Ciao, carta! ciao Federica. E niente, quindi abbiamo mostrato un pochino tutto Brava e Sara! lasciamo. Dice seria? Mai! Giusto Ma Sara, non mi perché sembra di bisogna essere essere una scherzosi nella persona vita. seria. Bisogna sorridere Faccio sempre. anche le dirette con la ridarella, Ma è quindi ma che giusto, perché volete che bisogna faccio? sempre sorridere nella Allora, vita. che Ma facciamo? dai, Io, su. allora, per i prodotti io ho finito. Adesso c'è il momento di impasto in cui non sappiamo se fare la Grazie Laura. Io carrellata, se. ringrazio Laura che mi ha detto bravo, Ringrazio. viva la spontaneità. È Perfetto, un giusto. gesto. E quindi niente, allora, questo è un po' tutto quello che abbiamo creato per i baby e quindi insomma speriamo di avervi fatto una cosa gradita per le vostre creazioni e niente, insomma, poi fateci sapere ovviamente se vi sono piaciuti, cosa ne pensate, fateci avere qualche feedback che noi siamo contenti e ci aiutano sempre a migliorare i nostri prodotti e i vostri gusti. Ora ci Allora, sarebbe la carrellata. Prima ci sarebbe parliamo la Claudia. Ciao carrellata. Claudia, faccia ciao Ciao, mamma mia. ciao! Ecco, Eccomi perfetto. qua. Vabbè. Basta, abbiamo visto abbastanza. Adesso facciamo la carrellata, Anch'io va? potrei arrivare in anonimo, nel senso, Che vuol dire cioè, mi avete anonimo? visto troppo, quindi la prossima Comincia volta. ad andare a noia, vero? Ma non lo so, Pure speriamo di vedere. no. Sì, comincia ad andare un po' a noia, Speriamo di no, effettivamente. che vi devo A me dire, comincia insomma. ad andare un po' a noia, quindi Vabbè. fatene ragione. Vabbè, ma tu perché mi sopporti da più tempo? Diciamo che una mezz'oretta, dai. Diciamo che ti ho sopportato abbastanza, vai. Ecco. Allora, che facciamo? Una carrellata? Sì, Sì. ok, perfetto. Allora, per chi è arrivato in ritardo, noi li facciamo vedere molto velocemente perché stasera vi mandiamo presto a cena. E niente, facciamo la carrellata di, ovviamente all'indietro ve la faccio perché i buttons sono già lì, quindi di tutta la linea baby, poi ovviamente la trovate anche sul nostro sito internet, appena finita la diretta, come sempre, poi. Vi mostreremo insomma altre cose in futuro, altre dirette. Sapete che tanto no, le novità non finiscano qua. E quindi.
Volevi dire qualcosa, Leandro? Che ti ho No, visto volevo sempre parlare. salutare Laura che si è apparsa adesso. Ciao, Sara Laura. che dice sì su qualche cosa, forse sì sul fatto che ci sta andando a noia. Ah, ecco, Vediamo un po' se è così, perfetto, non lo so perché perfetto. dite sì così, magari è sì sul fatto che ci sta andando a noia. Lo so, può essere, Mentre Laura d'altronde. dice sì, va bene la carrellata perché sono arrivato Ah, adesso. ok, perfetto. Questa Allora Laura, andiamo. mentre Sara forse ci sta andando a noia. Comunque, Perfetto, vai. vabbè, la prossima volta faremo senza video della mia faccetta. Ma dai, mamma mia. Allora, È permalosa, sta no, per carità, ragazza. figurati. Permalosa. Allora, questi sono i buttons, quelli con la linea in inglese. It's a girl, it's a boy. Poi ci sono varie scrittine baby, i soggetti e sono due maschio e femmina. Quindi queste sono già, dovete decidere se maschio o femmina oppure le prendete tutte e due e le tenete lì in caso di necessità. Che tanto le nascite ci sono sempre, cugini, piccoli Sì. cugini, nipoti, amici e quindi figli di amici. E quindi insomma le nascite è sempre un bel evento da festeggiare e da ricordare anche con un lavoro creativo. Sara si è ripresa, nel Allora, frattempo ha detto che no, non è vero, lei diceva sì per la diretta e non sì, per il fatto che c'era andata a appunto, noia, gli ho fatto, testina a me per poi ecco, aggiungere un bel Claudia, non è vero, invece non è vero, in realtà ti sta mentendo Sara, ti vabbè, ma sta dando tanto, il contentino, vabbè, ecco. ho capito, poi abbiamo questi, i buttons, quelli a un bimbo e una bimba, quindi sempre con gli stessi soggetti che poi rivedremo nei legnetti e con le varie scrittine in italiano per gli amanti della nostra lingua. Ok, poi per quanto riguarda i soggetti dei legnetti, abbiamo tutti i vari soggetti. Giusto anche Derivata alla l'osservazione di nascita, Sara, ha sì. fatto un'osservazione simpatica, che effettivamente potrebbe essere un'idea, dice, si potrebbe fare una versione neutra, magari in giallo, per chi non sa il sesso. Potrebbe essere un'idea. Sì. Potrebbe essere, noi la cogliamo e Voglia. mettiamo nel cassettino Sì. dei vostri preziosi suggerimenti. Sì. Allora, questi sono i soggetti, sono un po' più grandi rispetto a quelli che avevamo già. Ecco, questa è la dimensione con la mia manino. Manino, si può sentire, è manina. E quindi niente, questi sono tutti quanti neutri, quindi potete colorarli e niente, vanno bene sia per i maschietti che le femminucce. Stessa cosa per l'altra confezione che sono i fili dei panni. Che sono carini anche se ne utilizzate due, poi anche questi sono abbastanza grandi, quindi anche in una copertina o in una pagina di un album nascita riempiono molto e stanno molto bene. Poi nei prossimi giorni vi mostreremo anche diversi esempietti di come potete utilizzarli, ma tanto la fantasia e la creatività non vi manca. Poi per quanto riguarda invece un po' le scritte per decorare i vostri mini, i vostri lavori, abbiamo le scritte in italiano, che è un set in cui ci sono le frasi La famiglia cresce, è nata una stella, 50% mamma, 50% papà, io volevo mettere babbo, ma poi diventava troppo toscano, Esatto. primi sorrisi e ciao mondo, quindi ho fatto una cosa un pochino più neutra che va bene per tutti voi che siete nel resto dell'Italia. Ok, anche questo ovviamente va bene sia per... Essendo neutro va bene sia per maschietti che per Comunque femminucce. Nella sappiamo che versione... le nostre care creative adorano colorare, pure Laura ha scritto che carini, io adoro colorarli, i legnetti si prestano tantissimo e ci sono molte delle nostre creative che adorano colorarli. infatti... L'avevamo detto prima che si colorano molto bene Sì, con i sì, sì. Copic, ma anche con la Esatto. tempera, con i colori Esatto. Poi acrilici, con i abbiamo colori in a olio. E se corso... non sbaglio, si era fatto anche qualcosa con gli acquerelli delle prove Sì, leggere. E potete vengono bene anche colorarli. con gli acquerelli, Esatto, abbiamo ovviamente provato. il Quindi, colore e vi viene un pochino beh, più più trasparente. trasparente, quindi però non dovete neanche esagerare tanto con l'acqua perché l'acquarello essendo molto diluito poi rischia di impregnarvi troppo, però si Certo. può fare benissimo. E comunque per la colorazione sul nostro blog, ora troverete comunque già iniziato e c'è già stato il primo di Maria Antonietta che mostra nei video le varie tecniche di colorazione con i Copic ed altre tecniche, quindi seguite il nostro blog perché prossimamente ci saranno altri video di colorazione. E allora, ritornando alle frasette, qui abbiamo Welcome baby, eat, sleep, repeat, hello baby, so sweet, little one. E vai. Carina anche questa, mi Sì. piacciono.
Ci piacciono, ci Che io le garbano. rivedo a distanza, e quindi poi dopo rifaccio Così dei. Testina Ovo è contenta, ci Ci garbano. garbano. Ci garbano Testina Ovo, capito? Allora, poi due Vai. set di paroline, sempre dedicate alla nascita, e quindi che vi potete veramente sbizzarrire ad utilizzare e a fare, insomma, la frasetta che più si adatta al vostro ricordo e alla vostra foto o al vostro album. Quindi, tante frasine, c'è cioè la famiglia cresce, primo giorno a casa, benvenuto, oppure in inglese c'è Sweet Little One, Baby Boy, Baby Girl, quindi divertitevi veramente a combinare queste scritte. Ci Eh, suggeriscono che sì, si possono colorare anche con i distress e vengono bene. sì, Dice anche con i distress vengono molto bene. bene, quindi Dice si possono Laura, quindi. colorare con tutto. Io le ho viste, cioè, le ho viste, le ho fatte anche Diciamo la verità, è con un le prodotto molto matite. versatile. Sì, anche con le matite, quindi anche se in casa non avete, diciamo, attrezzature, chiamiamole così, particolari, ma anche le semplici matite dei vostri figli possono andare bene per colorarle. Quindi veramente non avete scuse. Poi, dopo le paroline, passiamo alle scritte, quelle della linea Prisma, che abbiamo in bianco Little Baby, e in italiano è nata una stella. Sì, è nata una Sì. stellina. Quindi va bene sia per maschi che per le femmine, e poi per festeggiare anche in bianco, sempre il mio primo anno. Quindi questa è molto, molto carina per il primo compleanno, molto importante dei bambini. E poi per finire la carrellata di riepilogo abbiamo in inglese la scritta Baby Boy e Baby Girl, e in italiano invece, che siamo più, come si dice? Più italiani. Più italiani, no, nel senso con più enfasi, diciamo benvenuta principessa e principino, perché gli diamo ancora maggiore importanza. Ok, io la mia carrellata l'ho finita, stasera sono stata velocissima nonostante la ridarella che mi era presa a Sì, metà della trasmissione, però grandissimo, sì. mi sono trattenuta, mi sto trattenendo ancora, però cerco di fare del mio meglio. E niente, insomma, questa è la nostra serie Baby, al quale poi ovviamente potete unire anche il Color Charmeuse Baby, che hanno gli stessi colori, quindi se già li avete o se volete vederli, li trovate sul nostro sito per completare la carrellata Baby e nascita. E vi ricordo Sì, che si dice Charmes, Charmeuse. Charmes, mi raccomando, gli Charmes di Jupla Craft si chiamano proprio Charmes, non è casuale, No, e non si chiama. Charms come No, dicono si chiama molti, proprio Charmes. Charmes. Quindi questo è il boss Aleandro che ha voluto questa Ci differenziazione perché, tengo, l'ho dato io il nome, certo, Charmes piaceva perché era diverso dal solito, sai che noi siamo diversi dal certo, solito. e quindi niente, potete abbinarli perché comunque i colori sono gli stessi che trovate anche nei Color Charmes. Quindi niente, questo era quello che abbiamo creato per queste novità di questo mese. E abbiamo pensato, come vi ho detto, di aiutarvi a decorare i vostri ricordi di nascita con questi nostri abbellimenti. E niente, poi in futuro, ovviamente, tra poco, non so quando, ci saranno poi anche altre novità, e ovviamente vi informeremo con l'evento sulla pagina Facebook per non perdervele, perché insomma abbiamo diverse cosine in cantiere, però pian pianino vi mostreremo tutto. E io Sì. voglio ringraziare Sandra, Laura, Sara e Federica che ci fanno tanti complimenti per questa serie. Non li leggo Grazie tante. tutti, ma grazie veramente, ce l'avete fatti tanti. Tra serie super, sempre novità, sempre belle idee, cose del Meno male, ci genere. fanno molto piacere, complimenti e i vostri feedback, perché comunque ci aiutano anche a creare dei prodotti che vi piacciono e che insomma incontrano il vostro gradimento e anche le vostre necessità. Ecco, diciamo questo, perché comunque noi vogliamo darvi anche degli strumenti che potete utilizzare, insomma, di fare dei temi e delle decorazioni che possano esservi utili nei vostri lavori creativi. Niente, io a questo punto vi Io saluterei e vi pure, io do saluto saluta. Sara, Laura, Parte la Monica, carrellata. vabbè, Gianni, Gianna, Luigi, saluto, Sara mi sembra di averlo già detto, quindi saluto anche Sandra, poi saluto, aspetta, chi altro c'era? Cercavo di ricordare Maria Antonietta, l'anonima che non si deve far sapere, l'incognita, scusate, Elisabetta, Beatrice, Sono curiosa Yuri di e un po' di sapere chi è questa gente. incognita. Un po' di gente, quindi vi salutiamo a tutti quanti. Sì.
E niente, Sì, Sandra, ci vediamo al Nazionale Asi. sì, Sì, perfetto. ci Chi vediamo al sarà il Nazionale Asi. nazionale ASI, che sarà fra un mesetto, manca pochissimo, ci vedremo lì che noi saremo presenti, quindi avremo sicuramente delle cose nuove per chi sarà lì e A me è avremo presa voglia di sicuramente, pizza adesso, ecco, porca miseria. e avremo sicuramente piacere di incontrarvi tutte, insomma, di persona e di scambiarci due chiacchiere e qualche bacio e abbraccio. Quindi, insomma, non vediamo l'ora di essere anche noi fra di voi e per delle giornate creative. Quindi, per chi vedremo, diciamo, fra un mesetto al Nazionale, diamo appuntamento a Bologna, mentre per chi, insomma, non sarà presente lì, sicuramente ci vedremo in qualche altro evento oppure sempre in diretta. Quindi continuate a seguirci sia al nostro sito sia alla nostra pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati e con questo, insomma, C'è chiudiamo anche un canale YouTube e il che canale YouTube. Se abbiamo totalmente diversi dimentico. social. Sì, perché è poco che l'abbiamo aperto, quindi allora faccio ogni tanto mi dimentico, quindi c'è anche il canale YouTube, quindi insomma seguiteci e ci siamo da tutte le parti come il prezzemolo. E niente, con questo chiudiamo e vi diamo appuntamento prossimamente con altre novità, grazie e ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao!